Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi vi propongo il test di un drone dal prezzo economico, ma con delle caratteristiche che hanno droni di fascia ben diversa, a partire dal GPS. Sì, perché questo drone, venduto su Amazon ad un prezzo di lancio di 89,90€, ha addirittura il GPS. Sto parlando dell'LM01. Andiamo insieme a fare l'unboxing. Questa è la scatola. Abbiamo il nostro drone, il radiocomando, i quattro paraeliche, questo sacchettino che contiene quattro eliche di scorta, la batteria e il cavo USB per la ricarica. Abbiamo anche un set di viti, sono 10 piccoli viti che servono come scorta per attaccare le nostre eliche e attaccare i paraeliche. Abbiamo anche un piccolo cacciavite in dotazione. Nella confezione c'è anche un manuale in inglese e in cinese. La batteria è da 7,4 volt, 850 mAh, si ricarica in 80 minuti circa e può garantire un volo di 16 minuti. Si inserisce facilmente nella parte posteriore del nostro drone. Questo è il nostro drone, 160 grammi di peso, questo è il tasto per l'accensione. È molto bello, solido, le eliche sono montate con delle viti, lo stesso vale per i paraeliche, qualora voi vogliate montare i paraeliche, ci sono delle viti nella confezione e un cacciavitino con cui potete montarle. Questo drone è equipaggiato di una videocamera full HD, quindi può registrare con una risoluzione di 1080p. La camera non è stabilizzata. Passiamo al radiocomando. Leve ottime, sì, davvero si sente che sono di buona qualità e hanno un buon ritorno alla posizione zero. Il radiocomando lo trovo fatto particolarmente bene. L'unica cosa che non mi piace molto è il sistema con cui si può inserire il nostro device. È un pochino leggerino. Andiamo a provare a mettere il mio iPhone. Non è male, si blocca bene. Qui abbiamo il tasto di accensione, il LED che ci adesso lampeggia perché non abbiamo collegato il nostro drone. Qui abbiamo il tasto per la headless mode, la modalità senza testa. Con questa modalità voi non dovete preoccuparvi dell'orientamento del vostro drone. Qui abbiamo il tasto per disattivare la modalità GPS, sì, perché questo drone ha la possibilità di volare col GPS, quindi potremo vedere la sua posizione sulla mappa nell'applicazione. Quando disattiviamo la modalità GPS, il drone volerà con una modalità che permetterà il mantenimento della quota. Qui con questo tasto calibreremo le leve nella modalità headless. Con questo tasto invece andremo a calibrare la bussola del drone necessaria quando si vola col segnale GPS. Questo è il tasto di emergenza con cui spegneremo il drone qualora si rendesse necessario. Con questo tasto avremo il decollo rapido e l'atterraggio rapido. Il drone andrà ad un metro di altezza. Questo è il Click One Return, il classico RTH, Return to Home. Andiamo a vedere questi due tasti. Questo a destra, cliccato una volta, farà sì che noi scattiamo una foto. Se lo teniamo premuto per 2 secondi, inizierà invece a registrare un video. Con questo tasto invece passeremo da una velocità bassa a una velocità alta. Questo drone infatti ha 2 velocità diverse, per principiante e per utente esperto. Vi ricordo che il radiocomando va con 3 pile stilo che non sono in dotazione. Per montarli bisogna svitare questa vite, sempre col cacciavitino in dotazione. Per collegare il radiocomando al drone è semplicissimo. Vedete che le luci davanti e anteriori del drone lampeggiano in azzurro. Nel manuale di istruzioni c'è un QR code da cui voi potete andare a prendere direttamente l'applicazione del drone. Dovremmo andare nel wifi e andare a collegare il nostro drone. Bene, torniamo nell'applicazione. Perfetto, a questo punto il nostro drone è collegato. Questo drone è realizzato in PVC. La parte dei piedini
è in gomma morbida e come vedete si trova esattamente sotto i LED, due azzurri davanti e due rossi dietro. Andiamo a vedere le caratteristiche e le funzioni di questo drone. La più importante, ve l'ho detta, è il GPS. Ci permette di vedere anche la posizione del nostro drone sulla mappa. Questo drone può anche volare in FPV, non sono forniti gli occhiali, quindi i visori dovete comprarli a parte. Andiamo a vedere le modalità avanzate di volo. Vi ho già detto due velocità di volo, una velocità low e una per utenti più esperti. Ogni volta che spegneremo il radiocomando torneremo nella low speed, la bassa velocità. Vi ho detto che al ritorno a casa con questo drone abbiamo una funzionalità follow me, tipo quella dei droni della DJI. Abbiamo poi il waypoint, noi possiamo disegnare un percorso sulla mappa al massimo 16 punti in un raggio di 300 metri da noi. Altra funzione ancora è flight among, il fatto che questo drone può ruotare intorno a un soggetto. Raggio massimo in questa modalità rispetto al soggetto 20 metri. Esiste anche un riconoscimento dei gesti. Non ci resta adesso che andare in esterna e provare un po' queste funzioni e provare questo drone. Proviamo a farlo andare lontano ed attivare il ritorno a casa. Clicchiamo il pulsante dedicato, ci porterà a un'altezza di 25 metri. Adesso disattivo la modalità, comunque il ritorno a casa funziona e per un drone di queste cifre non è male. Eccoci tornati dalla prova esterna. Pro di questo drone, qualità costruttiva, è davvero fatto bene e ha un bel design. Altro pro, l'avete visto, è la stabilità in volo. Questo drone è davvero stabile rispetto a droni di questa fascia di costo. Altro pro è la durata della batteria, fa quello che promette. Lo stesso radiocomando è ben fatto, potevano evitare di mettere le antenne perché sono palesemente false. Connessione, avete visto, la connessione è abbastanza buona, sempre per un prodotto di questa fascia di prezzo, non aspettatevi di fare 500 metri. Passiamo ai lati negativi, ce ne sono vari. Primo, la qualità della camera, al di là del Full HD le immagini non sono utilizzabili. Drone, quando si sposta non è stabilissimo, non avendo un gimbal questo drone le immagini le avete viste, sono di scarsa qualità. Inoltre sono molto scure ai bordi e addirittura nella parte sopra, in alto, a destra e a sinistra, avete visto le eliche, quindi anche settata un pochino male. Altro contro sono le funzioni automatiche. Vi sconsiglio vivamente, questo è un discorso generale, di utilizzare le funzioni automatiche come il follow me o il waypoint, quindi il fatto di disegnare un percorso su droni di questa fascia di prezzo. Non potete aspettarvi che funzionino in maniera ottimale, quindi correte dei rischi qualora le vogliate utilizzare. È meglio controllare il drone. Questo drone ha il vantaggio che si può davvero controllare, rimanete in manuale. Anche perché da un punto di vista di funzioni automatiche, avete visto, con questo drone io non sono riuscito a farle funzionare. Non ha funzionato la gesto per farsi fare le foto o fare attivare un video, né tantomeno hanno funzionato il follow me sul radiocomando e il follow me sulla persona, in questo caso io, selezionato. È inutile continuare a inserire funzioni automatiche su droni di questa fascia di prezzo. Non ha senso. Questo è un mio parere, ovviamente. Vi lascio il link in descrizione, vi rimanda su Amazon, il costo ve l'ho detto, 89,90€. Io vi invito a iscrivervi qui sul canale, a seguirmi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! The wires.